Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video direttamente da Zanzibar. Infatti, come potrete vedere dallo sfondo, non sono a casa mia, ma per queste 2 settimane in cui staremo qui abbiamo affittato una villa a Kiwenga, più precisamente a circa 200 metri dalla spiaggia, quindi vicinissimo, ed è una villa bellissima in cui non vedevo l'ora di venire. Abbiamo prenotato questo viaggio ormai 6 mesi fa, abbiamo prenotato questa casa nello specifico, abbiamo deciso di venire qui per questo come grande ragione, quindi non potevo non registrarvi un house tour, anche perché ho messo qualche storia su Instagram e già tanti di voi me l'hanno chiesto, e dato che staremo qui anche relativamente tanto tempo ho pensato fosse veramente carino farvi vedere un po' tutto l'ambiente. E questa villa è in un comprensorio di altre ville altrettanto belle che vorrei farvi vedere, perché sono veramente una più bella dell'altra, che ha anche qualche ristorantino all'interno. È un posto eccezionale. Venite con me che partiamo dall'entrata con il nostro cancelletto, il nostro giardino privato e ovviamente la piscina. Avete sentito bene? Venite. Partiamo dal vialetto che arriva direttamente su una delle zone preferite della casa, ovvero la zona piscina, che è interamente nostra perché è della villa. Qui abbiamo 2 lettini e poi tutta una parete di piante stupenda. E abbiamo già uno spoiler della prima camera che si affaccia proprio direttamente sulla piscina, infatti quella finestra si apre e ci si può direttamente tuffare. Poi la piscina finisce qui e abbiamo la zona dove praticamente mangiamo per la maggior parte del tempo e soprattutto facciamo colazione su questo bellissimo tavolo, e poi abbiamo anche il divanetto. Sopra vi faccio vedere dopo, ma partiamo con gli interni. Con questa bellissima cucina, molto semplice, io adoro i ripiani fatti così in pietra, ha tutto quello che serve, quindi microonde, forno, frigorifero, freezer e un sacco di altre cose, ma la cosa più bella è che c'è tantissima frutta proveniente dal mercato locale. E poi qui passiamo al soggiorno. È molto piccolo, in realtà non ci siamo mai, proprio perché la zona all'esterno è molto bella ed è da sfruttare appieno. Poi è bellissimo tempo e sentite in sottofondo ci sono anche gli uccellini che cantano a tutte le ore del giorno e della notte. E prendendo questo corridoio arriviamo alla camera che condivido insieme a mio fratello. Eccoci qui. C'è anche un lettino in più che in realtà è inutilizzato perché appunto io e mio fratello dormiamo insieme, e qua c'è questo immenso specchio per i fit check. Lettino. Io adoro il fatto che abbia questo bordo in legno, così ci appoggio tutto, fa tipo comodino senza ingombrare troppo. E la zona armadio all'aperto. Come potete ben vedere, mio fratello ha quello spazio lì e un po' di mensole lì, che sono le più disordinate, mentre io ho tutto l'appeso. E da quella finestra al mattino si possono vedere tantissimi uccellini gialli, proprio canarino, stupendi. Passiamo ora al nostro bagno, che è questo qui. In realtà ci sono 2 bagni che sono praticamente identici, con i sanitari, la doccia che è gigantesca e qui zona lavandino con un altro specchio gigante. Io adoro questa casa perché è veramente pienissima di specchi in ogni dove, e guardate qui che bello il ripiano in legno. Poi girando da questa parte c'è invece la camera di cui vi ho spoilerato l'entrata prima, ovvero quella che dà sulla piscina, con il suo bagno proprio all'interno, che come vedete è praticamente la versione specchiata dell'altro, quindi ve lo faccio vedere molto molto velocemente. E poi passiamo a questa meraviglia. Anche qui con il suo armadio da questa parte, è praticamente anche questa una versione specchiata dell'altra, anche con lo stesso letto, con il dettaglio in legno. Lì intanto si è posizionato mio fratello. E ora vi faccio vedere un'altra parte molto bella che è là sopra, partendo dalle scale. Saliamo qui,
e voilà, questo rooftop gigantesco con anche la jacuzzi, la doccia all'esterno. Questa sarà la mia tappa tra poco, perché abbiamo già fatto tappa spiaggia. Ora l'abbiamo lasciata scoperta, quindi purtroppo si è riempita un po' di pulviscoli perché prima c'era un vento assurdo, però si può far cambiare, si può far pulire, eccetera. Questa zona divani, che adesso è un po' così proprio per il tempo che ha fatto stamattina. Tavolino, e qui è perfetta per fare aperitivo. E guardate la vista, assolutamente spettacolare. E qui poi c'è un'altra zona per mangiare all'esterno, molto carina, soprattutto la sera perché ha tutta l'illuminazione a LED qui sopra, con questi stupendi specchi che io adoro, si trovano molto spesso qui, soprattutto nei ristoranti o nei bar, e secondo me donano proprio un tocco in più alla casa o all'abitazione o a qualsiasi luogo. Qui ci sono poi tutti gli armadietti in caso per mettere le cose, per cucinare, eccetera. Qui abbiamo questa, dovrebbe essere una griglia qui sotto, e anche poi c'è il lavandino. Questo è un po' l'overview ed è semplicemente spettacolare. E vi faccio vedere anche praticamente quanto è vicino il mare, è dietro casa letteralmente, perché se noi guardiamo oltre questo muro troviamo un'altra villa, e poi là, esattamente dietro quella casa, c'è tutta la spiaggia meravigliosa da cui si può accedere tramite vialetto privato che abbiamo sulla sinistra della casa. E qui è ancora tutto parte del nostro giardino, e potete vedere gli uccellini che vi dicevo prima. E niente, questa era la casa, spero di essere riuscita a farvela vedere nel miglior modo possibile. Ho anche cercato di riordinarla un pochino perché in realtà volevo fare questo video già da ieri, appena arrivati, con anche tutti i letti fatti bene, con sopra le composizioni, ma eravamo uno, stanchissimi, e due, non abbiamo proprio avuto tempo perché poi abbiamo dovuto fare un altro milione e mezzo di cose, un po' per già ambientarci e insomma assestare la nostra vita qui per i prossimi giorni. Fatemi sapere cosa ne pensate, io vi mando un bacino e noi ci vediamo al prossimo video.